Radio Radicale con il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio. Allora, presidente, che tipo di valutazione può fare su questo scontro tra magistratura e governo e soprattutto sulla posizione di Lupi? Avete già presentato la mozione di sfiducia? Sì, noi speriamo che il ministro Lupi si dimetta il prima possibile, che magari non ci sia neanche bisogno della nostra mozione di sfiducia, oppure se ce ne fosse bisogno, almeno il PD voti la nostra mozione e faccia decadere questo ministro. Ovviamente Lupi è solo la punta di un iceberg, non è un caso che questo governo attacca la magistratura perché difende i corrotti, se li tiene nel governo, se li tiene nei ministeri. Queste persone non è che stanno facendo delle illegalità a scapito di poche persone, stanno utilizzando i soldi delle nostre tasse per direzionarli verso i loro interessi e verso il loro lobby. E Lupi fa solo il passacarte tra i funzionari corrotti e le lobby, che significano cooperative rosse, Comunione e Liberazione, i soliti appalti di quelle ditte che stanno in Expo, in TAV. Ma secondo voi perché ci stiamo battendo da 10 anni contro Expo, TAV? Perché sono delle mega opere nelle quali ci sono grandi interessi economici. Un'ultima domanda, lo scontro tra magistratura e Renzi, che cosa rivela secondo lei? Rivela il fatto che questo è un governo che non vuole avere magistrati tra i piedi, non vuole avere giustizia tra i piedi, vuole semplicemente far andare avanti gente come Lupi, vuole far andare avanti gente come Incalza, vuole fare l'Expo perché ci deve guadagnare. Attaccare la magistratura e delegittimarla serve perché il governo Renzi e il PD in generale si sono ritrovate centinaia di inchieste addosso negli ultimi 5-6 anni. Hanno arrestato i loro sindaci, si sono ritrovati i consiglieri comunali indagati in mafia capitale. E consiglieri regionali indagati in mafia capitale. È uno schifo e questo è un governo che ha scelto di stare dalla parte dell'illegalità. Bene, la ringrazio il presidente della Camera, il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio.